Radio Radicale, siamo in collegamento con Cristian Romaniello, deputato ex del Movimento 5 Stelle, in quanto ieri pomeriggio è stato espulso insieme ad altri due parlamentari della Commissione Esteri, la deputata Suriano e la deputata Iana Em. Una decisione che, alimenterà altre polemiche perché Romaniello, come molti sapranno, non ha partecipato al voto e quindi non ha pronunciato un no a Draghi, anche se diciamo, non era d'accordo con il governo Draghi. Queste espulsioni, queste altre tre espulsioni arrivano in un momento molto particolare per il Movimento 5 Stelle che si sta rifondando. Allora, innanzitutto, come ha preso dell'espulsione, onorevole Romaniello? Ah, buongiorno, l'espulsione l'ho appresa tramite un'email, quindi io ho ricevuto una lettera da parte del capogruppo del gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle alla Camera, l'onorevole Crippa, che mi ha notificato questa espulsione a motivo del mancato voto alla mozione di fiducia per il governo Draghi, che come sappiamo è un governo estremamente eterogeneo, su cui non ero in nessun modo d'accordo. È un governo che ha al suo interno Forza Italia, ha al suo interno ancora la Lega, ha al suo interno ancora Renzi. Mi sono trovato in ampio dissenso sul fatto che questo non sia stato comunicato agli iscritti prima del voto e visto che la democrazia diretta ha le sue regole, io ho ritenuto che queste non siano state rispettate. E pertanto non avevo un vero mandato per votare la fiducia al governo Draghi. Queste sono le motivazioni che mi hanno condotto ad esprimere dissenso nel modo che ho ritenuto più consono. Se non ho un mandato non posso votare. E se mi si chiede di votare su mandato, e se le regole mi dicono che devo avere un mandato, io quel mandato non lo avevo. Pertanto ho deciso di astenermi dalla votazione. Senta, le erano state chieste nei giorni precedenti delle giustificazioni a motivo della sua assenza per il voto su Draghi o questo non è stato fatto? Volevo sapere se era stata fatta una specie di istruttoria dal direttivo del gruppo parlamentare. Allora, non so se la si possa chiamare istruttoria, sicuramente mi hanno chiesto delle spiegazioni, però credo che in realtà, perché dico che non c'è stata secondo me istruttoria? Perché la decisione era già sostanzialmente assunta, non c'era il caso specifico da analizzare, le motivazioni specifiche da analizzare, ma c'era da capire chi non si era allineato. E quindi a quel punto io mi sono ritrovato naturalmente fuori, però nelle motivazioni che io ho dato ho puntualizzato proprio sulla nostra storia, al di là del fatto che secondo me una coerenza andava rispettata in questo momento, tantomeno questa coerenza doveva contemplare un voto consapevole. La democrazia diretta l'hanno inventata i greci nelle polis, ad Atene ci si riuniva sul monte a fianco all'Acropoli, sulla Pnice, e sulla Pnice andavano decine di migliaia di persone che avevano diritto al voto. Ma non veniva posto in quesito, veniva fatto dibattito. Alla fine, a consapevolezza piena, quindi dopo aver ricevuto tutte le informazioni, una persona sceglieva la posizione che gradiva di più. Questo non è stato fatto, è stato fatto un endorsement da parte di alcuni personaggi influenti del movimento, però non è stato dato il perimetro della maggioranza, la composizione del governo. Anche le battaglie da portare avanti, i nostri limiti, le linee rosse, queste cose erano tutte cose che andavano discusse, bisognava fare un confronto, questo non è stato fatto, pertanto io ho ritenuto che si trattasse solo di un modo per legittimare una decisione già assunta, questa è stata la mia impressione, pertanto insomma chi mi ha votato 2 anni fa, 3 anni fa, lo ha fatto anche sapendo che avrei assunto delle posizioni difficili qualora il movimento fosse cambiato così tanto, si fosse trasformato così tanto. E io non ho avuto nessun dubbio, nel senso non mi sono proprio sentito di venir meno a quella mia personale promessa. Senta, le volevo chiedere questo. Quando lei ha sentito che c'era l'ipotesi di un
anche se non era già stato espulso, che c'era la possibilità di un reintegro di quei parlamentari che avevano votato contro il governo Draghi. Che cosa ha pensato? Che fosse stata un'operazione, che fosse un'operazione mirata per salvare alcuni esponenti politici del Movimento 5 Stelle al Senato, o che fosse, come si può dire, forse il termine non è giusto, un'amnistia di massa dei parlamentari che non avevano votato Draghi? Beh, secondo me era mirata, nel senso che si stava puntando a qualcuno. Sappiamo, abbiamo avuto informazioni riguardo dei contatti che ci sono stati tra i vertici del movimento e alcuni parlamentari che evidentemente vorrebbero avere ancora in forze. È chiaro che lì non avrebbero potuto gestirla come un'amnistia selettiva, avrebbero sebbene non mi piaccia proprio questo termine. L'abbiamo utilizzato per far capire bene, possiamo utilizzare il termine perdono, che forse è più biblico. In questo caso non mi piace. Nel senso sì, lo so, però rende l'idea di come si muovono i vertici. Ecco. Sì, è che un parlamentare ha una coscienza e risponde senza vincolo di mandato. Il vincolo di mandato forse dovrebbe esserci più sulle idee, sui valori, sui programmi, ma non sulla fedeltà a qualcosa che può trasformarsi completamente. Io mi auguro che infatti questo non accada. Ma chiedere, offrire perdono, come ha detto con un'immagine bella una mia collega, non me l'accordo, ha parlato di inginocchiarsi sui ceci, a persone che hanno risposto al proprio mandato e alla propria coscienza, secondo me è completamente inopportuno. Anzi, io il reintegro lo vedo con favore, però il reintegro deve essere un reintegro basato su una discussione che si apre, non su una discussione che si chiude, quindi su un riallineamento di tutte le persone che decidono di rientrare. Questo non è corretto nei confronti soprattutto di chi ci ha dato un mandato, degli 11 milioni di cittadini che ci hanno dato un mandato nel 2018. Senta, adesso lei che cosa farà a livello parlamentare? L'approdo naturale è quello del gruppo misto. Volevo sapere se aveva riflettuto su dove ritiene, insomma, che le sue idee possano continuare. L'adesione al misto, l'adesione obbligata, quindi io sicuramente approderò lì. Le riflessioni poi saranno, io adesso diciamo non mi sono mai lasciato la testa prima di essermela rotta, adesso in questo momento devo ritenerla rotta e quindi va fasciata e avrò la mia fase di riflessione. La cosa che sicuramente voglio fare è rispettare i principi con cui ho combattuto delle battaglie in questi anni, quindi portando avanti ciò che so che è giusto portare avanti e che è emergenziale in questo periodo. Perché, sa, noi viviamo in un'epoca di crisi dovuta alla pandemia e la storia ci insegna cosa accade durante le crisi ed è mio per non guardare cosa accade, cos'è accaduto in conseguenza di crisi economiche o pandemiche o di altra natura. Quello che succede è che sicuramente aumenta la disoccupazione e quando aumenta la disoccupazione aumenta il tasso dei suicidi. Io ho scritto una legge per questo e quella legge andrebbe calendarizzata con un'urgenza senza precedenti, così come ho scritto un progetto sull'impresa chiamato impresa di cittadinanza, che è un po' diciamo in forma provocatoria, perché si tratterebbe di un'impresa molto semplice da aprire, senza tasse e imposte, o comunque con il minimo e la facilità di una compensazione, un contributo pubblico per partecipare diciamo al capitale di persone che devono rimettersi in gioco subito, poiché il settore privato non sarà in grado di assorbire la gente di disoccupazione. Con il blocco dei suicidi abbiamo avuto 440.000 posti di lavoro persi. Cosa accadrà quando si sbloccherà questa situazione? Qui bisogna avere degli strumenti di emergenza come questo modello di impresa su cui tanto stavo lavorando con altre persone sia all'interno del movimento che all'esterno del movimento. Quindi queste sono le priorità. Io spero solo che non si sia così miopi da escludere da un progetto di governo qualcosa solo perché da persone che non si sono magari allineate con un pensiero che non era condiviso. L'ultima cosa, se vuole dirla, insomma, quando le è arrivata la lettera e l'ha letta, che cosa ha pensato? Il primo pensiero? Beh, allora, io me l'aspettavo, quindi in realtà avevo già in qualche modo portato avanti una fase di, possiamo dire, lusso, quindi ho preso la notizia con dispiacere, ma senza disperazione, nel senso che la tristezza l'ho diluita nel tempo, sapendo
già quando stavo assumendo la mia decisione che ci sarebbero state delle conseguenze che io non condividevo, ma comunque ci sarebbero state. Io ho deciso di non nascondermi dietro a giustificazioni, io ho indicato la mia scelta, e essere parlamentari è una conseguenza dell'essere prima di tutto un uomo per me, una donna per le donne, ecco, esseri umani dotati di fino ad ottare di capacità di pensiero critico, di scelta, di decisione. Io mi sono trovato a fare quella scelta e sapevo che come da minaccia che era stata già espressa dai vertici ci sarebbe stata questa conseguenza, quindi ho semplicemente vissuto questo tempo per diciamo così concludere un percorso di ampia tristezza che però era già iniziato precedentemente. Io la ringrazio molto della sua disponibilità per averci un po' spiegato in un momento non semplice per lei quello che è accaduto con la sua espulsione di altri due colleghe parlamentari che credo siano con lei nella commissione esteri, se non sbaglio. Ringrazio Cristian Romaniello, oggi deputato del gruppo Misto. Grazie. Oggi deputato della Repubblica. Grazie. La ringrazio, grazie a lei e ai suoi ascoltatori.